Sono stato fortunato, sono sincero, perché comunque sbagliare due rigori, tutte e due le ribattute sono andate a finire una volta su Castagnetti e una volta su di me. Però quello che conta è poi aver fatto gol, perché ha portato comunque un punto alla mia squadra. Conta anche il fatto che non avete mai mollato, no? Avete preso il gol dopo 3 minuti e avete continuato a giocare anche nel secondo tempo fino al 90esimo. Ma questa deve essere una prerogativa fino al 4 giugno, fino all'ultima giornata, insomma. Quindi noi lo facciamo tutte le partite e non possiamo prescindere da queste caratteristiche, dalla lotta, dalla voglia di crederci. E noi lo facciamo, arriverà prima o poi anche questa vittoria. Ti riporto al 29 giugno 2020, Salernitana Cremonese, tu eri in campo, la Salernitana pareggiò 3-3 al 96esimo. Ti sei ripreso qualcosina che ti avevano tolto Ma 2 anni no, fa? guarda, io in carriera Tepe, per esempio, ci ho pensato prima, da ieri che ci penso, al 95esimo di un Frosinone Parma ho avuto un calcio di rigore, e poi c'è stato il VAR, ho fatto il gol più lungo al 103esimo e l'avevo tirata a incrociare, adesso ho detto cambio, l'ha parato, ho detto ricambio, l'ha parato, complimenti, infatti ho detto complimenti, però insomma non avevo nessuna rivincita da riprendermi con la Salernitana, figuriamoci. Te lo chiedo in maniera diretta, può essere la partita della svolta questa? Ma se dovessero arrivare degli ottimi risultati dalla prossima in poi, col senno di poi ti potrei dire di sì, ma adesso ogni partita e ogni punto per noi è vitale, quindi ci prendiamo il punto. Prende il punto Daniel Ciofani, 37 anni, decisivo anche oggi per la Cremonese. Per la...